Venditalia 2018, altro volto nuovo per gli amici di VendingTV.it è quello di Giovanni Romano, direttore vendite per il segmento Home, OCS e Oreca. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Siamo allo stand della Kimbo, un marchio prestigioso che è nato a Napoli oltre 60 anni fa e che si è sviluppato passo dopo passo, allargandosi su tutto il territorio italiano con il mattoncino, quello che una volta era il mattoncino. Poi alla fine degli anni 90 è venuta fuori la prima cialda in formato ESE da 44 mm e dopo ancora negli ultimi anni una serie di altri formati che hanno completato l'offerta. Giovanni, intanto voi avete una nutritissima schiera di prodotti da presentare qui a Venditalia. Assolutamente sì, e diciamo che questo Venditalia per noi rappresenta anche uno spartiacque nel canale tra il prima e il dopo, e siamo in forte rinnovamento nel canale in quanto abbiamo anche chiuso una partnership con Caffitali per proporre in quella famosa terra di nessuno della micro oreca un sistema che possa risolvere le problematiche tipiche del canale, e cioè la mancanza di professionisti della trasformazione causa gli scarsi consumi, c'è la possibilità di far degustare al consumatore più gusti di prodotto, essendo porzionati hai la possibilità quindi di dare più scelte al consumatore e non semplicemente il decaffeinato come si usa nel mondo oreca, hai una macchina molto funzionale che può far erogare contemporaneamente da 1 a 4 caffè, e quindi anche in termini di velocità di erogazione di servizio proponiamo questa soluzione. Ecco, questo ci fa capire che in realtà il vostro orientamento del monoporzionato è destinato non solo al mercato che tradizionalmente una volta si chiamava vending puro e che piano piano è stato affiancato da quello OCS, ma anche e soprattutto in quel segmento di mercato dell'oreca che hai giustamente chiamato microoreca, come l'ho battezzato io alla fine degli anni 2000, dedicato alle piccole locazioni, ovvero le pasticcerie, gelaterie, bed and breakfast e tutti quelli che nel frattempo vanno a utilizzare le cialde o le capsule in piccole quantità e che non hanno bisogno di un barista professionista. Esattamente, e volevo specificare pure meglio questa nostra offerta proprio per dare seguito a quelle tue affermazioni. Effettivamente quel canale poco seguito, perché non si capisce bene se deve essere seguito dall'oreca da sopra come canale povero o dall'OCS da sotto come canale ricco, è sempre stato un po' una terra di nessuno. In realtà noi l'abbiamo guardato molto attentamente e la nostra offerta riesce ad andare in quel segmento con una proposizione secondo noi abbastanza accattivante. È quella che dicevo prima della velocità di erogazione, della standardizzazione, della possibilità di dare più gusti al consumatore, ma soprattutto di usare miscele professionali. Le nostre capsule infatti sono un derivato delle nostre miscele professionali oreca, non delle nostre miscele home, come solitamente in quel canale avviene. Quindi le nostre miscele e i nostri prodotti che noi proponiamo in porzioni sono le nostre miscele professionali, per cui sono i nostri tecnici che a monte hanno fatto con Caffitali un lavoro di tarature di macchine, di capsule, granulometrie e quant'altro per dare un prodotto finito all'esercente che sia tale che basta pigiare un pulsante e ottenere un espresso a regola d'arte. Stabile, equilibrato e fatto in modo che non ci sia la necessità di avere una conoscenza approfondita dei 5 elementi essenziali: la finitura della macina, la pressione, la temperatura, la qualità del prodotto e naturalmente la quantità dello stesso. E non da ultimo anche la quantità che tu fai giornalmente per evitare l'ossidazione del prodotto, che ahimè molte volte è quello che mortifica il prodotto anche eccellente nostro della concorrenza, ma che nelle piccole quantità poi si ossida e non premia nessuno. Noi pensiamo quindi con questa soluzione di aver chiuso un po' il cerchio di tutte le problematiche e di aver dato una soluzione ai nostri clienti. In che modo? Avete una proposta che presentate qui a Venditalia?
Sì, abbiamo questa proposta che facciamo qui al Venditalia di una combinata di macchine di capsule che proponiamo in quattro gusti. Le capsule in quattro gusti sono anche singole e doppie, quindi con la stessa identica capsula, cambiando la volumetria all'interno, siamo riusciti ad ottenere una erogazione singola o doppia. Quindi con una macchina puoi fare da un caffè singolo a quattro contemporaneamente con due braccia. Quindi veramente riusciamo a dare anche un servizio rapido, che era l'handicap del porzionato rispetto al prodotto professionale trasformato con le macchine professionali, che riuscivano a dare solo un vantaggio in termini di velocità. Con questo sistema abbiamo abbattuto anche l'ultima barriera della velocità. Infine Giovanni, alle nostre spalle e in sottofondo voi starete ascoltando la voce di un signore che parla. Chi è? Cosa fa? Allora, è uno chef, ospite qui nel nostro stand. È nata questa collaborazione con i ristoratori proprio perché la nostra proposizione vuole evitare che nei ristoranti l'ultimo elemento di un pasto luguliano eccezionale sia quello che poi rovina tutto con una ciofeca, con un caffè non fatto a regola d'arte. Ciofeca è un tipico termine di lingua napoletana, la città da cui tu provieni, da cui Kimbo proviene, da cui provengo anche io, e è anche il termine adatto per andare a identificare un prodotto poco qualificato che rovina un pasto da re. Un pasto luguliano, un pasto da re, un pasto degno veramente dei migliori palati del mondo, e poi alla fine il caffè viene presentato in modo orribile, senza crema, o se c'è la crema molto rotta, molto freddo, ossidato e con tutte le altre anomalie possibili e immaginabili del caso, non avendo molte volte il ristoratore la possibilità di avere un professionista anche alla macchina da bar che non ha i volumi tali da poter giustificare quella professionalità. Giovanni, per chi è dall'altra parte e non ha ancora avuto modo di entrare in contatto con Kimbo e magari desidera questa volta dire ok, proviamoci, voglio avere maggiori informazioni rispetto alle loro miscele, ai loro prodotti, alle loro proposte commerciali, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter far riferimento senza alcun impegno naturalmente? info@kimbo.it, facile, veloce, e daremo risposte esaurienti a tutti. Anzi, ne approfitto per dire che siamo alla ricerca di partner, perché come spiegavo prima questo Venditalia è uno spartiacque tra il prima e il dopo e cerchiamo partner a livello nazionale. Grazie Giovanni, e allora noi andiamo a degustare qualcosa, qualche piccola preparazione realizzata con le ricette fatte con lo chef appartenente all'Associazione Italiana Cuochi. Naturalmente sono ricette che hanno pertinenza con il caffè. Assolutamente sì, si parte proprio da quello, da questa abbinata che abbiamo fatto con i ristoratori, che ci hanno dato una grossa mano nello sviluppare, nel capire le loro esigenze per sviluppare questo prodotto, e quindi poi alla fine ne è arrivato anche un connubio in termini di cibo e quindi di una proposizione di ricette a base caffè. Grazie Giovanni, amici, come vedete le novità qui a Venditalia 2018 sono davvero tantissime. Restate con noi perché non è ancora terminata. Grazie Giovanni. Grazie a voi.